Mi chiamo Silvia e sono la protagonista del racconto Una lupa mannara italiana a Londra. La mia esperienza all'estero è nata per esigenza, per esasperazione, non so come la vogliamo mettere, però per una serie di motivi, un rapporto di coppia fallimentare, lavoro precario e un lutto condominiale, e per cui presa dall'esasperazione appunto, ho deciso di raggiungere il mio giovane fratello in Inghilterra, in un paesino microscopico dell'East Sussex che si chiama Eastbourne. Vi leggo il mio racconto intitolato Una lupa mannara italiana a Londra. Quel giorno di febbraio, scesa dall'aeroporto di Gatwick, seguì le indicazioni di mio fratello, che vantava una dottrina anglosassone quinquennale, facendo attenzione a salire sul treno giusto, diretto ad Eastbourne. Una cittadina questa, di fine 800, figlia dell'intraprendenza del Duke of Devonshire, descritta dagli inglesi come il posto in cui la gente va a morire, e proprio per questo popolata per l'80% da ultraottantenni in cerca del sole. Dopo la cosiddetta fase hospitality, in cui vinsi metaforicamente il premio di cameriera più goffa e burlona dell'East Sussex, trovai lavoro presso uno dei due musei presenti nella cittadella, una fortezza d'età napoleonica che ospitava una vasta collezione relativa alla storia del paese durante la prima e la seconda guerra mondiale. Essendo l'unica straniera nell'organico, diventai immediatamente popolare fra i cosiddetti regulars del museo, che inizialmente ascoltavano con sospetto il mio accento italico, per poi scivolare sul solito "Oh, you're Italian! Hola, guapa!" facendo trasparire una conoscenza geografica alquanto approssimativa. Dopo i lunghissimi 9 mesi di permanenza, scanditi da second hand shops, vecchine dai capelli cangianti e tragici incontri tinderiani, dovetti prendere una decisione a ridosso del rientro del mio giovane fratello in Italia. Fu la telefonata del mio migliore amico, già orgogliosamente Londoner, a convincermi di trasferirmi nella capitale. Andammo dunque a sbattere in una casa costruita in pendenza, al confine della quarta zona est di Londra. Eravamo in 11 flatmates, costantemente impegnati nella tragica lotta fra l'uomo e lo stendino. Fui assunta al Royal Air Force Museum come guida turistica, specializzata nella spiegazione tecnico-storica del leggendario Spitfire, e scoprì che nella metropoli più multietnica mai vista, una donna migrant, con le treccine lunghe fino al sedere, non stonava affatto nel descrivere ai locals le componenti di una Rolls-Royce Merlin Engine. Con i primi risparmi riuscimmo a riunire una colonia di expat provenienti da Roma Sud sotto lo stesso tetto, nel quartiere di Kentish Town. Intanto la mia passione per l'insegnamento si era nuovamente destata coi colori dell'autunno, riportandomi sui libri. Riuscii ad essere ammessa al corso di abilitazione all'insegnamento della Cambridge University, durante il quale insegnai inglese ad un'umanità adulta e disparata, per poi trovare lavoro in un college per studenti internazionali con il più alto tasso di docenti pro-Brexit della provincia. Kind of ironic, isn't it? Detto questo, la mia esperienza è meravigliosa, è stata meravigliosa. Sono tornata in Italia per motivi personali e mi sento di dire a qualsiasi persona che sta pensando, al di là dell'età, delle condizioni, di partire e fare un'esperienza all'estero, di farla, qualsiasi sia la motivazione, perché rimane una fetta importante della tua vita. E se non si prova, insomma, come si dice, chi non risica non rosica, consiglio vivamente di farlo perché il modo in cui guardi e affronti la vita di tutti i giorni cambia, nel bene e nel male, perché poi a volte mi sembra anche di non riuscire quasi più a comunicare. Però poi mi sento anche molto cresciuta, per cui ripeto, se state pensando di partire, fatelo a prescindere dall'età o da qualsiasi altro agente esterno. E dunque, detto questo e spronandovi, vi saluto e vi ringrazio. Ciao!